Non mi piace, troppo zucchero. Sono 79% zucchero. No. Non sento niente. Ci sono anch'io. Ciao, ciao unicorni! Unicorni! Oggi c'è Riccardo, Fuffolo, ragazzi, c'è Fuffolo e quindi se magna. Se magna! Andrea e Fuffolo e se magna. Quindi se quando magna. Siamo in combo, sicuramente. Quando siamo in combo sicuramente si magna. Allora, siamo stati alla Lidl e abbiamo visto Lidl. Che c'erano alcune cose di Halloween. Ma alcune non mi convincevano. No, non ci convincevano ed altre mancavano perché giustamente noi siamo... Perché? Proprio. Perché c'era scritto Halloween. Ma dentro erano cose normali. Normali, cioè normale, tanto per dire che erano di Halloween. Chi è? Andavo a piedi nudi per la strada. Non ce la posso fare, ragazzi. Intanto, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e soprattutto lasciate tanti commenti giù e noi andremo a leggere, anche il Fuffolo. Detto questo, abbiamo... Cosa abbiamo? Queste patatine potato, qualcosa del genere, sono delle patatine Halloween snack. Giusto? Sour cream, quindi dovrebbe essere tipo panna acida e esatto. Flavor. Che è comunque... No, flavor è sapore. Vabbè, che cos'è? Comunque... Polvere e flavor. Ah, polvere di quello. Poi? Poi queste altre che sono formaggio e bacon. Formaggio e bacon che sono a forma di pipistrello. Ci sta, per colazione, ci sta. Pipistrello. Perfetto. E questo invece pipistrello e ragnatele. E questo no, ragno. Questo è un pipistrello. Ragazzi, questo al mio paese è un pipistrello. Sono i ragni. Scrivete giù in descrizione se questo è un ragno o un pipistrello. Ah, questi sono i pipistrelli. Ah, queste dovrebbero essere le zampe. Guarda cos'è volato, pistrello. Pistrello, ragazzi, pistrello. Poi questi piselli, a proposito di pipistrello, questi pisellini che non so che cosa siano. Chili, wasabi. Oddio, aspetta, io questo qua lo farei per ultimo. Ragazzi, no, ecco, per primo, così poi ci cambiamo il no, sapore. No, vomitiamo. Perché poi vomiti, boh, non lo so. Poi cioccolata. Sì, cioccolatini a mini teschio. Ma dovrebbe essere semplicemente cioccolata, boh, vediamo. Ah, i teschi messicani. E poi Halloween Vampire, ovvero i denti di Dracula. E questi, va bene. Allora, dolce io salato. Direi di iniziare. No, io direi di iniziare col salato e finire col dolce. Perché il dolce poi non ci fa il senso di vomito, secondo me. Allora, quindi io direi di iniziare con le palline. Ce le leviamo subito. Sì, ce le leviamo così. Allora, si aprirà bene. Andrea, che fa? Sì, è bellissimo. No, mi devi dare Gennari, io mi apri. Allora, ok. No, telefono c'era, il telefono. Telefono. Però dovrebbero essere colorate diversamente, quindi mi sposto. Quelli diciamo. Verdi sono wasabi. No, verdi sì, ma potrebbe essere anche... Boh. Dai, su, ci sono. Però fanno un odore, wasabi, ragazzi. Allora, tu infila la mano e peschi senza vedere. Facciamo... No, perché sennò tu vedi cos'è. No, vabbè, dobbiamo prenderne uno. Infila la mano. Uno per dobbiamo prendere. Vabbè, dai. Dai, il video è 10 minuti. Siamo col wasabi. Siamo a 10 minuti già. Wasabi. Allora, ragazzi, delle palline minuscole. Tre. Quelli sono arachidi. 3, 2, 1, via. Piccante. Allora, all'inizio... Ragazzi, inizialmente stavo crevando. Sembrava un peperoncino. No, all'inizio non ho dato niente, poi ora sta arrivando. Beh, però mangiabile. Ragazzi, buoni, piccantissimi. Poi, andiamo avanti. L'altro gusto. E non lo so ora il colore, che cavolo è. Ma sono 3. 2. C'è quello piccante, chili, wasabi e barbecue. E questo dovrebbe essere forse, boh, 3, 2, 1, via. Mo? Barbecue. Questo è barbecue tutta la vita, buonissimo. Barbecue. Buona. Buona. L'altro cos'è, la chili wasabi? E quella è chili ora. Sono uguali. Allora, quella che abbiamo mangiato prima, ma per me era chili. Wasabi. Però boh. Barbecue meglio. Allora, 1, 2. Buona. Barbecue. Tutti sì. Vi ho dato quella di prima. No, non gli hai dato barbecue. No, mentore di traverso. Mentore di traverso. Meglio così, non so, meglio peggio se. Buoni però, dai. Vabbè, tutti uguali. Per me promossi. Oh, buono. 8. Anch'io 8. 8. Con un aperitivino. Ci stanno benissimo. No, non ho copiato. Era già in mente il numero 8. Assaggiamo queste snack patatine sour cream. Allora, dobbiamo dire che lei è amante delle Pringles alla pannacida. Quindi questo è un profumo. No, prendete. Dovrebbero essere simili. Ma io una. Prendo la... Ma qua si prendono le 5. Ah, sì, sì, ora lo sento. A 4 a 4. 4 a 4, a 4 a 4, sì, dai, facciamo. Che carini. Guardate, per una festa di Halloween bellissime. Carine, carine. 3, 2, 1, via. Ah. Buone. Sono tra l'altro le patatine che piacciono a me, quelle soffiate. Buone.
patatine soffiate. Buonissime, ragazzi. Voto 8. Azzarderei anche un 8 e mezzo. Tu? Mi hai anticipato. 8 e mezzo. Ci copiamo. Facciamo Spider-Man quello. Poi altre potato. Queste qua sono cheese e bacon. Quindi formaggio e bacon. Allora devo dire che le forme sono carine e stanno pure buone. Mi aspettavo Proprio di formaggio. Formaggio. Ai. Formaggio. Ti devo dire, mi stanno sorprendendo queste patatine. Devo dire? Queste patate. 2. Uno via. Cheese e bacon. Ok, il cheese. Ma il bacon dove sta? Ma non c'è. Ma manca il formaggio, sì, io forse perché sono abituato alle fonzi. Voglio capire. Non sento niente. Ma il sapore è un po' poco cheese, niente bacon. Un po' blando. 5. Non sento niente. 5 e mezzo. Io do un 6. Politico. Allora io direi Sufficienza. Quindi preferite quelle, facciamo cioccolata. Cos'era lì? Io preferisco tantissimo queste. Per me sono buonissime. Per un aperitivo sono spettacolari. Sì. Poi queste sono buonissime. Sour cream. Queste non tanto. Io direi che questi qua da vampiro li lasciamo per ultimi e facciamo la cioccolata. Allora sono i calavera messicani. Molto bene. Mini calaveras. Cioccolato al latte. E fino a qua dovrebbe essere buono. In teoria. Queste qui sono le confezioni. Molto carine. Prego. Prego. Mi ricordo. Te l'ho dato. Sembrano degli ovetti di Pasqua. Che gusto sarà mai? Cioccolato al latte, c'è scritto. Però ce la potevano mettere qualcosa. No, ma anche un'immagine di un teschio dentro che sembra. Cioè, scusate, ma dentro è liscio. Sì, è tipo un uovo di Pasqua. Ma dai. Prego, è uno via. Ah. Ma l'uovo di Pasqua a carnevale qua, Halloween. Gli erano rimasti. Sicuramente. Che facciamo? Li stampiamo. Sicuro. Teschio sopra. Li hanno riciclati. Buoni. Vabbè. Come tipologia di cioccolato è buono. Buono. E la carta si usa per lanciarla poi. Buono. Allè, molto bene. Rinforzo. No, io troppo cioccolata, non. No. Allora, ottimo. Classico cioccolatino, classica cioccolata. Però dai. Allora io do un voto. Do 5. Al cioccolato? Do 5 perché non c'è niente di Halloween. Cioè tu dai 5 al cioccolato e 5 e mezzo a queste che fanno 6. Di niente. Non so. Le hai dato 6 a sta cosa. Ma almeno ha la forma di un pipistrello. Io 5 e mezzo. Sì, li do 7 perché è un cioccolato buono. Sì, ma come l'uovo di Pasqua. Vabbè, ma il cioccolato comunque quella è la forma. Ora passiamo ai denti da vampiro. Io non ho votato. Vi scusa. Ci sono anch'io. Ciao. Comunque io mi metto in mezzo tra il 5 su e il 7 su. Perché gli avrei dato 7, però effettivamente non c'hanno niente di Halloween. Sì. Sei inquietante. Guarda, sai chi mi assomigli? Alba Parietti, come si dice? No, a me somiglia a Lucius Malfoy. Ah, Lucius, bravo! Ecco chi era, Lucius Malfoy. Mario De Fedo! Che puzza! Scusate, a volte mi esce il siciliano. No, alla fragola. Mamma mia, che puzza! Stupido! Stupido! Ah, ma questo qua potete usarlo? Così. Potevo fare una follente! Una challenge? Sì, io lo sto dicendo. E se metti sopra, allora è lo stesso. Ma non fa un challenge. Ma non hai problemi. Che schifo! È dolorato, scusate. Che schifo! Mi è caduta la dentiera. Com'è il sapore? Non mi piace, troppo zucchero. Non sono amante di zucchero. Sono 79% zucchero. Allora, se siete amanti di caramelle, i bambini vi piaceranno tantissimo. Molto bene, poi andatevi subito a lavare i dentini o i denti, perché ragazzi. Però sono buoni, dai. Sono buoni, dai. Mi rimangio il voler fare una challenge con queste cose in bocca. Assolutamente. Allora, devo dire che questi prodotti della Lidl di Halloween sono veramente molto molto buoni. Bravo, infatti pigliatene uno, magari uno. Quindi faccio la bocca. Pure io, che sinceramente lo schifo. Dolce, il salato. Questi qui per me sono i miei preferiti. Avevo molta paura di questi qua, invece sono buonissimi. Allora, tutte queste cose le abbiamo pagate. L'uno 1,19€, massimo 1,50€, 1,29€. Quindi costano veramente poco. Con 5 euro vi fate la festa di Halloween. Questi promossi, questi bocciati per me e questi. Quindi mi piacciono il cioccolato, va bene. Cara Lidl, se ci vuoi mandare. Se ci vuoi mandare qualcosa? Delle prossime collezioni a disposizione, americani, cinesi, qua. Giapponesi, tutte quelle asiatiche, tutte che aspettiamo il corriere. Asiatiche non lascia stare. Sono piccanti, sono particolari. Ma lo schifo. Vero? Vabbè, allora, questo la vita non lo doveva sentire. Asiatiche detto sì. Questo, asiatiche sì. Noi
mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper bucioso. Ma vi vogliamo bene. Noi ci andiamo a lavare i denti e ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcificorni. Ciao. Ciao ciao ciao. Buoni, buoni, buoni. Però stavolta niente di schifoso, devo dire. No, tutto buono. Andava a piedi.